Ora cambiamo argomento, parliamo di inquinamento, combattere la plastica in mare. Uno studio europeo a cui ha partecipato il CNR di Lerici ha mappato gli accumuli galleggianti di rifiuti nell'intero mar Mediterraneo e per farlo ha utilizzato immagini scattate dai satelliti, scoprendo così molti nuovi aspetti legati a questo tipo di inquinamento. Ci spiega cosa è successo nel servizio Valentina Gregori. Hanno analizzato, grazie a supercomputer e algoritmi avanzati, 300.000 immagini del Mediterraneo a una risoluzione spaziale di 10 metri, scattate ogni 3 giorni per 6 anni dai satelliti Sentinel-2 del programma Copernicus, e hanno individuato migliaia di strisce di rifiuti plastici lunga ricerca. La ricerca, finanziata dall'Agenzia Spaziale Europea, ha coinvolto istituti di 6 paesi, tra cui quello di scienze marine del CNR di Lerici. La nostra ricerca ha dimostrato che ci sono poche. Uno dei fiumi più grandi che sfociano nel Mediterraneo, è una delle zone al mondo con le più alte concentrazioni di questi rifiuti. I dati raccolti hanno permesso di creare la mappa più completa mai realizzata nel Mare Nostrum dell'inquinamento da rifiuti marini galleggianti. Il Mar Ligure ha delle concentrazioni di rifiuti plastici nella media, diciamo, di tutto il Mediterraneo. Non è una zona particolarmente inquinata, particolarmente calda, però segue le stesse dinamiche un po' di tutto il bacino del Mediterraneo, cioè quando ci sono delle forti precipitazioni, queste precipitazioni portano a mare grandi quantità di rifiuti tramite i fiumi, che dopodiché si accumulano in dei grandi accumuli a largo. Ad esempio, davanti alla foce del fiume Magra abbiamo visto che ci sono degli accumuli notevoli, soprattutto dopo delle forti piogge. Utilizzando satelliti capaci di osservare il mare, magari con miglior risoluzione, sarà possibile monitorare nel tempo questo tipo di inquinamento e l'efficacia delle strategie messe in campo dai vari stati per contenerlo.